Il 26 settembre si apre il mini festival Mamma Lingua e apre proprio il Sipario, un appuntamento importante organizzato dal CRIMI, dal Centro di Ricerca di Mediazione Culturale, che è stato avviato qui a Fano, nel comune di Fano, nel 2003, con il supporto e la collaborazione della Regione Marche. Il CRIMI è un centro che sostiene le famiglie, ma soprattutto si occupa del sostegno all'integrazione degli studenti stranieri. Bisogna sostenere tutti i ragazzi stranieri che frequentano le nostre scuole, che oggi sono arrivati all'11% nell'apprendimento della lingua italiana. E si inserisce proprio come apertura, perché la lingua è il veicolo del pensiero, è il veicolo vero dell'integrazione non solo scolastica ma anche sociale e culturale. Si inserisce in questo progetto di Mamma Lingua perché invece Mamma Lingua invece quello che vuole fare è sostenere anche la lingua di origine, per non creare quelle fratture generazionali lì, e perché ormai è superato il concetto che il bilinguismo ritardava l'apprendimento della lingua italiana. No, assolutamente, arricchisce e apre a un pensiero più creativo e disponibile verso l'alto. Mamma lingua o lingua madre? Alcune persone sono convinte che il pensiero venga prima delle parole e che se uno ha un'idea riesca poi ad esprimerla. Ecco, purtroppo le scienze cognitiviste ci dicono esattamente il contrario: prima vengono le parole e poi vengono i pensieri. Quindi qual è l'obiettivo di una società educante? È quello di fare in modo che i nostri giovani conoscano le parole, e questo sta diventando un problema perché dal punto di vista delle abitudini delle nuove generazioni il bagaglio culturale delle parole conosciute è sempre più ridotto, e dobbiamo quindi insistere sul fatto che la nostra lingua madre vada approfondita, vada conosciuta, vada allargata, perché dietro ogni singola parola c'è un mondo di idee. Questo è un progetto che mette a confronto culture diverse, basando però il confronto sulle parole che vengono utilizzate, sulle somiglianze e sulle differenze. E allora lì possiamo davvero arricchire il nostro bagaglio e creare soprattutto uno strato comunicativo, una possibilità comunicativa con chi vive oggi accanto a noi, pur venendo da altre culture, per poter ragionare insieme, per poter comunicare messaggi, per avere quindi una base di senso per poter convivere insieme.